Pensaro TV, siamo qui con Alana Massari, presidente della Consulta Provinciale di Lodi. E vorremmo chiederti, considerando che Lodi è una realtà con una consulta ristretta, in che modo operate? In che modo cercate di farvi sentire e di organizzare qualcosa? Beh, anzitutto una premessa, abbiamo un po' di difficoltà nell'organizzare quella che è la nostra attività, anche perché siamo eletti solo in 20 e quando ci ritroviamo in plenaria spesso abbiamo delle difficoltà con il numero legale, siamo solo in 10-11 e oltretutto il lavoro che dobbiamo svolgere e che abbiamo svolto quest'anno è un lavoro di fondamentale importanza. Io mi sono ritrovato la consulta, l'organizzazione della consulta, ho visto essere molto carente e quindi ho dovuto cercare di allineare la consulta con quelle che sono le altre realtà italiane. Quindi abbiamo, ad esempio, abbiamo aperto un sito internet e stiamo realizzando un giornale studentesco. Questo ci comporta, oltre anche all'organizzazione della giornata dell'arte, un dispendio di energie notevole. E quindi, essendo in così pochi, abbiamo un po' di difficoltà. Oltretutto, i finanziamenti che vengono erogati alla nostra consulta, che quest'anno vengono assegnati in misura proporzionale alla popolazione studentesca, sono carenti. E quindi dobbiamo ottenere l'appoggio di tutti quelli che sono gli enti locali, comune e provincia in primis, per cercare di far arrivare queste iniziative che noi promuoviamo a tutti gli studenti. E dagli studenti avete ottenuto una buona risposta? Diciamo che il fatto che la consulta sia ancora oggi una realtà poco conosciuta di sicuro non permette una riuscita ottimale di queste iniziative. Comunque sia, noi non demordiamo. A fine aprile uscirà il giornale studentesco della consulta di Lodi, Consultiamoci, e che sarà distribuito in una misura tra le 3.000 e le 4.000 copie e speriamo che questo giornale riesca a far conoscere soprattutto la consulta a molti più studenti. In quanto rappresentate gli studenti, qual è la maniera di operare che secondo te una persona con il tuo ruolo deve operare per poter fare il suo dovere, nel senso rappresentare gli studenti? Beh, anzitutto il rappresentante degli studenti non deve mettersi sul piedistallo e pensare che solo perché è stato eletto allora si possa sentire più importante degli altri. Lui è uno studente come tutti gli altri e come tale deve rappresentare gli interessi studenteschi. Quindi non deve, fare dei discorsi lontani dalla realtà. Lo studente rappresentante deve essere uno studente che affronta i problemi che nascono dalle istanze del mondo studentesco. Ad esempio, a me è capitato di avere molti studenti che si venissero a lamentare perché non sapevano di tutte quante le novità portate dalla riforma Fioroni. Io mi sono messo lì con loro e, mi sono messo, e gliele ho spiegate. Questo perché non si deve mai perdere il contatto con quella che è la realtà che ti circonda e devi cercare sempre di avere un atteggiamento costruttivo e anche propositivo nei confronti di chi ti viene a domandare delle cose e nei confronti di cui tu vai a domandare delle cose. Quindi mai fare un muro contro muro, cercare sempre di collaborare. Ok, grazie, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Qui Canizzaro TV con Anna Massari a voi studio.